Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col Biancherosso TV Sport. Domani una partita che ci riporterà indietro nel tempo, ci farà sentire tutti No, anche perché 25-30 è anni una più giovani. primizia in Serie B, è una primizia anche per il San Nicola, cioè per lo stadio ovviamente, Bari perché questa Benevento, squadra diciamolo. non ha mai giocato contro il Bari a San Nicola. L'ultima volta che hanno giocato Bari Benevento, a quanti anni fa risale? Bari Benevento, quando? 84. 84. Mentre la partita dove segnò Sigarini, di che anno è? Tu quanti anni avevi? Avevi 18 anni, Sì. tenevi, sì, te la puoi 3-0 ricordare. per il Bari. Vincemmo 3-0 e segnò Messina sul rigore e mi pare due No. gol di Tomasi. No, quella dell'81, quella del se, quando giocava Sigarini, che anno fu? Quella che segnò? Quando segnò Sigarini? Quella era 1900, esattamente nel 1976. E demmo una mano a Lecce a salire in Serie B. L'ho scritto anche ieri mattina sulla Gazzetta. Tutti quanti pensavano, noi stavamo a 3 punti di distacco dal Benevento e a 5 dal Lecce, però noi non ce l'avremmo fatta ad arrivare primi, perché la prima era promossa, come succede ancora oggi, in diretta. E allora che cosa accadde? Che la penultima partita di campionato a Bari c'era Bari-Benevento e il Lecce doveva giocare anche in casa. Se il Benevento perdeva a Bari, il Lecce era automaticamente promosso in Serie B per la prima volta. Allora c'era quello là, come si chiama? Iurlano, presente, sì. Iurlano. E allora a questo punto il Bari, vedrai che un Bari no, la dea la Benevento per fargli dispetto. Invece fummo sportivi, fummo onesti, fummo veritieri perché giocammo una partita esemplare e in porta a Benevento c'era poi una conoscenza che abbiamo fatto in seguito da amministratore. Vai Poi ne piano, vai piano, vai parleremo. piano. Io ricordo di quella partita che io e mio zio fummo tra i pochi ad andare allo stadio, perché quel giorno piovve in maniera incredibile, sembrava che la partita non si dovesse giocare, Il infatti. diluvio. Mi ricordo che io allora avevo la redazione del Corriere dello Sport e dovetti, è vero che stavamo nella tribuna coperta della vittoria, però fu veramente una giornata. Ma poi il tempo era nero e ti dirò di più, che ci ho dato una sorpresa per Telebari oggi. Ci ho filmato quella partita, ho staccato le azioni più salienti e Le vogliamo vedere? vedrete. Mi voglio togliere il Ah, pensiero. sì. Chiedo alla regia, possiamo vedere le immagini di quella partita che mi riporti? Vabbè, mo Beh, qua vediamo. avevo 11 anni, insomma, avevo 11 anni. Allora facciamo così. Adesso La vittoria è andiamo con vedi? ordine e vediamo le immagini. Quindi Guarda, sono filmate, guarda. Guarda il sì. mare dell'acqua, guarda. Ecco Pensate un qua. po' Il primo gol, questo è il gol di Sciani Manico. che chicca questa partita, che filmato. Guardate un po' che belle immagini in bianco e nero di Vedi? quella partita. Questo è il gol? Il primo gol del Bari? Questo è quello di Florio. Eh sì, un po' la No, palla questo va. è quello di Sciani Manico. Di Questo è quello Sciani di Sciani Manico, Manico. infatti. Questo che viene ora è di Florio. Cross di Sigarini, Cross, dai. vedi, Sigarini, cross. Sigarini. Sigarini traversa e poi Florio per il Sì, 2-0, vedi, e sì. poi Florio che corre per abbracciare tutti quanti. Poi il 3-0 finale di Segarini. Qui intanto un attacco del Benevento e tra poco vedremo il gol Guarda del che 3. tempaccio, guarda, guarda che non si vede quasi, diluvio, diluvio. È un rigore. Sì, Sbaglia il rigore il sì. Bari, eh? Sbaglia il rigore. Chi ha sbagliato il rigore qua? Boh. E qui vediamo Sigarini che segna il gol del Questo è 3-0 3-0. e finisce qui. Insomma, una partita. Però penso un po', ti faccio notare una cosa. Con tutta quella pioggia, il campo era in condizioni Vabbè, ma il accettabili, campo eh? della vittoria fu drenato già dal momento della sua costruzione. Si chiamava la impresa Vaselli di Roma, che era esperta nel fare i campi. Allora i campi era difficile a farli a livello come sono oggi. Eppure il campo, e poi del resto abbiamo avuto una controprova 10 anni prima. Nel 57, quando giocammo con il Palermo,
e fu il diluvio, quel povero compianto Ciccio Cavoni, che era magazziniere, era il custode, era addetto al campo, a spingere l'acqua e l'assorbiva tutto. Il drenaggio della Vittoria era enorme, eccezionale. Forse nessun altro campo l'ha avuto. Qual era il difetto, per far capire cos'era della Vittoria anche ai più giovani? C'era qualcosa, perché lì faceva molto freddo, mi ricordo, quando le giornate A erano. voglia, anche perché vicino al mare, quando tirava la tramontana, era una cosa da morire. Io ricordo addirittura nella partita internazionale Bari-Italia Mostriamo le 59. immagini ancora di Bari Benevento, visto che sono immagini splendide d'epoca, e Favolose. parliamo un po' della Vittoria, visto che stiamo, dai, e infatti. Beh, della Vittoria, a parte il fatto che io sono legato, non voglio essere un nostalgico perché con me ce ne sono, si può dire, tutti, tutti, tutti. Forse i giovani, anzi i miei nipoti, non possono dire niente perché non l'hanno manco vista, né tantomeno sono entrati. Il discorso della Vittoria è che era un campo costruito per vincere. Perché non, è chiaro che non è che si potevano vincere tutte le partite, è che tu la sentivi da vicino la partita, il giocatore te lo sentivi più vicino, pur non essendo a contatto diretto come in altri campi. Era stato costruito, nonostante la pista, che la partita la godevo. Certo che io, prima che me ne vado dall'altra parte, come si dice, dal Regno di Pio, avrei piacere che si tornasse possibilmente, ma non sarà mai Senti, e poi possibile. Non sarà più possibile, non sarà. ricordiamo anche un altro particolare, ci sono tante cose che fanno capire come questo calcio è veramente di un'altra epoca. Una cosa straordinaria è che tra il primo e il secondo tempo centinaia, se non migliaia di spettatori si spostavano dalla parte dove avrebbe attaccato il Bari, No, no? è stata una prassi per anni. Io quando non facevo giornalista, facevo il tifoso, ero da quelle parti. E la prima volta mi ricordo c'è stato un Bari-Genova, me lo ricordo, vincemmo 2-0, che andai a prendere posto dove poi è diventata la curva nord, dalla parte Sì. della Piera dei Levanti. E me ne andai con una ragazza, che era raro portarsi una ragazza, e là non c'era mai nessuno. Però quando la squadra si spostava da una porta all'altra, cioè da un campo all'altro, più che da una porta all'altra, noi ci spostavamo tutti insieme. C'era questa specie di Esodo, trasloco, esodo, di sì. trasloco, Altra il trasloco. caratteristica, le porticine piccole, le po cosiddette gabbie dei Sì, leoni, sì, no? sì, sì. Magari un giorno Ma facciamo. guarda, per la verità, vabbè, della Vittoria, se potesse parlare No, ci aspetta, sarebbe. aspetta, ricordiamo un'altra cosa che è incredibile se tu la rapporti ad oggi. Molta gente che non poteva pagarsi il biglietto aspettava l'apertura delle porte a un quarto L'ultimo d'ora. quarto d'ora, a voglia, anzi, padre e figli piccoli, perché se stavano con i figli piccoli era più facile entrare perché c'era il piccoletto. Io ricordo professionisti anche, professionisti, perché molti arrivavano con la bicicletta e la mettevano la bicicletta dalle parti dove oggi c'è la costruzione dell'acquedotto. E lì c'era anche la biglietteria che si facevano i biglietti. Non c'erano i torelli, come si chiama? Torelli si chiama? Tornelli, 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 sì. no, Torelli. E così era bellissimo. O forse perché eravamo più giovani e quindi lo ricordo con grande nostalgia ed affetto. Però era una cosa bella. Anche perché mi ricordo quando volevano sfottere qualche dirigente, eppure Mario Borrelli era uno che aveva fatto grande il Bari insieme con Annoscio. E quando le partite non andavano bene, sentivi gridare: Mario Borrelli, va a fare un sapone, perché loro facevano il Sì, sì, sapone, sì. va a fare un sapone, ed è stato sempre, però niente di grave, niente di grave. Qualcuno voleva tentare anche qualche volta l'invasione di campo, ci pensava la cera, era sparare i colpi in aria, è successo un'altra Allora, volta pure. prima di proiettarci verso la gara tra Bari e Benevento, un piccolo passo indietro alla partita di Terni, perché la gente. Alcuni dicono un buon pareggio, altri dicono abbiamo lasciato 2 punti per strada. È la solita storia tra il bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto. I nostri amici della Moab Eventi, che realizzano settimanalmente un sondaggio, hanno chiesto ai tifosi: bicchiere mezzo pieno o bicchiere mezzo vuoto? Come vedete un pareggio in trasferta? Come lo vedi il pareggio di Terni? Guarda, se fosse stata una partita, direi così, difficile, se fosse stata una partita con un avversario abbastanza agguerrito, avrei detto che il bicchiere è mezzo pieno.
Era un avversario purtroppo, e dico purtroppo, alla portata nostra in una maniera facilissima. È stato un peccato. Del resto anche lo stesso amministratore unico ha detto abbiamo perso due punti. E ti dirò di più che i due punti li abbiamo presi anche, secondo me, a Vicenza. Perché se non prendi i punti oggi da contro queste squadre che stanno... Del resto tu ieri hai detto una Sì. cosa giusta. Ricordiamoci che il... La Ternana c'ha quattro giocatori che a noi erano le riserve. Defendi, De Che giocano Noia, titolari, sì, Zanon, e è là sono continuo. titolari. Questa è la differenza. Ora, se noi vogliamo puntare a qualcosa di concreto, è chiaro che non possiamo, direi così, barattare una possibilità come quella che noi abbiamo avuto. Perché si è visto, c'era una differenza e c'è stata una differenza Enorme. enorme, enorme. Riusciamo a mandare il sondaggio prima di andare in pubblicità e poi torniamo insieme e ci proiettiamo dritti verso la partita contro il Benevento. Se possibile, andrei col sondaggio dei ragazzi della Moab 20 e poi nella seconda parte Bari-Benevento. Andiamo. Ben ritrovati amici di Mob, riprende il nostro viaggio nei quartieri. Oggi per l'occasione ci troviamo a San Pasquale. Ed abbiamo chiesto ai tifosi biancorossi se il pareggio di Terni rappresenta un punto guadagnato o due punti persi. A loro la risposta. Il pareggio di Terni è un punto guadagnato o due punti persi? Secondo me sono due punti persi, e anche alla grande. Ah, c'è stato, diciamo, piccole scintille di gioco, ma di gioco ancora disorganizzato, secondo me. Ci sono queste fasce che non sono ancora, sono delle fasce fantasma, non fanno la differenza. E Maniero, secondo me, è ancora troppo da solo, nell'area piccola. C'è un po' di rammarico perché comunque un po' di convinzione, lucidità in più si poteva vincere ieri, però dai, se vinciamo sabato è un punto guadagnato. Secondo me sono due punti persi perché meritavamo la vittoria a Terni noi. Guadagnate, per i motivi come ho detto prima, che il Bari quest'anno andrà in Serie A. Beh, secondo me sono due punti persi perché ha giocato molto molto bene, ma i tiri erano sempre fuori, non erano precisi. Punto guadagnato, assolutamente. E presto vediamo la squadra come va. Persi. Perché questa squadra, anche se fanno dei cambiamenti, anche se cambiano presidente, non arrivano mai a concludere niente. Guadagnato. Dal mio punto di vista sono due persi, perché il Bari ha giocato molto bene, magari sì, con un attaccante più di razza avremmo segnato. Fedato è andato vicino al gol un paio di volte, è peccato quel tiro di Maniero all'ultimo, però tutto sommato un punto a Terni può andare bene. Forse è più guadagnato che perso, perché spigolando in quel modo si va avanti. Per me Stallone sta facendo bene. Mi ascolti, per come è andata la partita, certamente due punti persi. Naturalmente per quella che è la classifica, diciamo che abbiamo messo un punto in carniere. Senti, secondo me, per come abbiamo visto, come ho visto il Bari giocare, che per me ha giocato bene il Bari, sono due punti persi. Però se il Bari continua su questa strada, prima o poi il gol viene, lo troverà il gol. E se per me è la strada giusta. Due punti persi. Al pareggio di ieri sono due punti persi perché il Bari meritava di vincere, ha creato molto ma molto di più rispetto alla Ternana. La squadra finalmente gioca bene e sta crescendo sempre di più e secondo me quest'anno sarà l'anno giusto. Rieccoci insieme con la seconda parte del Biancherosso TV Sport con Gianni Antonucci. Abbiamo visto in precedenza le immagini di quel Bari-Benevento sotto la pioggia che sancì fondamentalmente la promozione del Lecce in Serie B e la fine dei sogni del Benevento che perse 3-0. Il portiere di quel Benevento, l'abbiamo già detto in un'altra occasione, ma lo ricordiamo,
era Claudio Garzelli, che poi, non di lì a poco, ma di lì col passare di molti anni, sarebbe diventato l'amministratore delegato del Bari. No, è stato prima direttore, poi amministratore delegato e per un breve periodo anche amministratore unico. Unico del Bari, insomma. Claudio Garzelli è con noi in diretta telefonica. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Ciao Claudio. Allora, ciao. Abbiamo visto queste immagini. Cominciamo da questo episodio che riguarda il 1976, quindi esattamente... Quanti sono? 40 anni fa. La ricorda ancora quella partita? Sì, la ricordo perché, come hai giustamente detto prima, sancì la fine dei nostri sogni. La squadra aveva fatto una grande cavalcata nel giro d'andata con Santini allenatore. Avevamo anche dei buoni calciatori come Penso, Franceschelli, Sartori, che sì, era un italo inglese. Rosso di capello e di grande dinamicità, e poi verso la fine cominciamo ad avere qualche colpo a vuoto, forse perché avevamo speso molte energie durante il campionato e perdemmo quella opportunità così bella. Peraltro un'opportunità clamorosa se si considera che soltanto 40 anni dopo il Benevento sarebbe salito in Serie B, quindi sembrava quasi un tabù per il Benevento, no? Questa promozione in Serie B che non arrivava mai. È vero, è vero. Tra l'altro io ricordo bene quell'anno, che fu un anno esaltante per gran parte della stagione sportiva, no? Dove giocavamo in un campo in terra battuta con la Sanza Nera, sì, che metteva soggezione a tutte le squadre che arrivavano a Benevento. Prima che le squadre fossero state in grado di adattarsi a quell'ambiente, avevano già preso 2 o 3 gol, per cui noi vincevamo le partite. In casa, era veramente una bolgia in casa. In casa era così, infatti. Ma veramente è il caso di dire che gli avversari vedevano le streghe, visto che Benevento è una città, non so se è per leggenda o per altro, si dice che esistessero le streghe a Benevento, quindi insomma è un altro motivo di grande curiosità. Lei piuttosto dorme ancora sonni tranquilli o ricorda i giorni difficili di Bari, non quelli da calciatore, quello da dirigente, ancora come un incubo, insomma, perché comunque ha vissuto in prima linea una situazione tutt'altro che facile. Sì, certamente quello è un periodo che è stato molto faticoso, molto ha avuto anche dei riflessi che mi hanno coinvolto in modo molto pesante, in termini proprio di partecipazione, il tentativo di dare continuità ad una società che sembrava destinata a non sopravvivere. Insomma, è stato veramente un periodo molto duro che poi riguardava anche le tante persone che lavoravano intorno a questa società, per cui la responsabilità che io avevo di dare continuità a questa società era anche attesa da tutti coloro che vedevano nel lavoro che svolgevano in quella società il futuro per le loro famiglie, per cui era una responsabilità che io ho vissuto anche con grande sofferenza. Sì. C'è una domanda da parte di Gianni Antonucci. Gianni. No, io volevo dirti, Claudio, tu sei stato un vero e proprio amministratore, non soltanto del Bari, ma anche di tante altre squadre. Secondo te era giusto ed era quantomeno comprensibile che si arrivasse al fallimento per il Bari? Beh, io devo dire, è chiaro che è avvenuto più di un anno dopo che era andato, circa un anno dopo che ero andato via io, però in realtà io devo dire che da come la società era negli anni immediatamente precedenti, la situazione era sicuramente migliorata, per cui sarebbe bastato poco per mantenerla in vita e continuare regolarmente il campionato. Sono società che sono in situazioni peggiori, sono state in situazioni peggiori e hanno continuato a svolgere la propria attività negli anni. Il Bari aveva sistemato molte delle cose che erano più pericolose in termini proprio di gestione societaria, sì, e quindi in qualche modo probabilmente si poteva evitare. Prima di salutare, dottor Garzelli, che fa attualmente ancora nel mondo del calcio? Qual è il suo ruolo in questo momento? Ma io faccio diverse cose, in questo momento sono un controllore delle società, ho l'incarico di controllare che le società che partecipano ai campionati, alle coppe internazionali, quelle
della Champions League, l'Europa League, abbiano tutti i requisiti organizzativi che sono richiesti dalle norme UEFA, per cui io sono diciamo nominato come esperto per controllare queste società. Perfetto, e poi svolgo perfetto. Altre funzioni sempre federali. Prima di salutare anche gli saluti da parte del professor Antonucci, sì. Io ti saluto. Grazie. Claudio, vorrei sapere soltanto una cosa da te, tu che giri, che stai vicino a tante società, fai un po' il termometro, com'è in questo momento il calcio nostrano? Nostrano inteso quello di Bari? No, no, italiano in generale. Certo. Italiano, lo stato di salute del nostro calcio. Volevo dire italiano, ovviamente. Devo dire che purtroppo non ho dei pensieri molto positivi sul calcio, almeno per quello che è stato fatto in questi anni. Non c'è stata più innovazione, non si è rinnovato i dirigenti, c'è uno scadimento anche del livello e delle competenze dei dirigenti, insomma diciamo che i risultati e l'allontanamento dai grandi campionati europei sta diventando un problema veramente importante per l'Italia. Grazie dottor Garzelli. Ciao. Buon pomeriggio. Grazie. E alla prossima. Buona grazie per la disponibilità. Grazie, grazie. Allora, Gianni, prima di la terza parte, i due biglietti offerti da De Bartolomeo Enterprise. Abbiamo tanta roba, come dice allora, Riscardi, tanta carne. Vai con la tua posta, poi nell'ultima parte ricorderemo il Fantabari, la vostra formazione ideale. Sono le ultime. Sì. Giovanni Gianfardino si ritiene gran tifoso da 60 anni e chiede di vedere la foto del calciatore del Bari che ha segnato 4 gol nelle prime 4 partite, così come è accaduto questa volta a Maniero. Vogliamo vedere la prima i 4 gol del chi è? Ecco, Bottaro nel 1929-30, centravanti Brevirinio, e poi Maniero. Sono i due calciatori che nel Bari di Serie B, nel Bari di Serie B hanno segnato 4 gol nelle prime 4 partite. In Serie C ce ne sono altri due, Voros e anche Gamberini. E poi in Serie A però abbiamo l'exploit di Protti nel 1900. Ne fece 3 in una partita. Ne fece 3 nella Lazio e poi in altre 3 Napoli, Piacenza e Lazio. Quindi ad un certo momento possiamo dire che questi due sono stati i primi attori all'inizio di ogni campionato di Serie B, sempre presenti con il gol. Vediamo poi l'altra lettera. È di Achille Domestico, autentico biancorosso con tutta la sua famiglia, soprattutto con la moglie Aurelia e il figlio. Vorrebbero conoscere quali e chi sono gli allenatori delle 11 promozioni del Bari in A. Io li ho portati in questo specchietto che noi vediamo da Aidu, Kutic e poi ancora fino a Magni, Toneatto e poi ancora Salvemini, come si chiama, quello che il figlio è anche giocatore. Materazzi? Materazzi? Materazzi, Fascetti e infine l'ottimo Antonio Conte. Questi sono gli 11. Speriamo che Sansone, come si chiama, Stellone, che Stellone ci porti a fare la dozzina. Il 12esimo. La dozzina, anche perché sarebbe anche meritato da parte sua. Invece abbiamo Luigi, vuol sapere quale squadra ha avuto informazione più baresi veraci. Quale squadra ha avuto? È stata naturalmente quella di Catuzzi. Pensi che di baresi veraci, cioè nati a Bari, avevamo Frappampina, Armenise, Caricola, Detrizio, Bitetto, Loseto, De Rosa, Caffaro, Del Zotti, Cucovillo e poi ancora Nicasciuchere di Adelphia, Corrieri e Terracenere di Molfetta. Però quelli di Bari sono addirittura 11. Poteva fare una squadra. Questo è per quanto riguarda Luigi. Invece Delia ed Elsa vogliono sapere com'era la classifica l'anno scorso dopo 5 giornate. Eccole qua, vediamola insieme. La classifica portava il Bari agli stessi punti, agli stessi punteggi, agli stessi risultati di quest'anno, cioè 8 punti,
due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Solo che l'anno scorso avevamo segnato più gol, cioè 7 reti, ma ne avevamo subite anche molte, 8. Quest'anno abbiamo poche gol fatti, di cui 3 su rigore, ma una difesa che si mantiene ancora quasi sempre imbattuta. Allora, a questo punto vorrei dire che stiamo attenti a poter amministrare anche questa classifica, perché, caro Enzo, noi dobbiamo... Io, per esempio, ieri ho ascoltato il buon Raimondo, al quale ringrazio per gli auguri che mi ha inviato. Io con Raimondo sono stato d'accordo sempre, dall'inizio di quest'anno, sul fatto che, non, secondo me, non doveva essere cambiato Nicola. Mm. Perché uno che prende 35 punti nel girone d'andata, 35 punti pesanti, con diverse, direi così, scompensi avute, solo perché perde le ultime 3 partite, la colpa è nostra, di giornalisti, la colpa è dei tifosi e anche degli addetti ai lavori. Non si può mandare, perché bastava che il buon Nicola avesse preso i 35 punti dall'andata anche nel ritorno, per arrivare meglio ancora di più ai play-off. Tieni presente che noi parliamo di delusione dell'anno scorso. Indubbiamente qualsiasi uomo che segue il calcio capisce che è una delusione amara, perché pensavamo tutti alla Serie A. Però, tutto sommato, 68 punti li ha fatti. Ora, io quello che voglio augurare al buon Stellone, e gli batterò le mani, se alla fine della 42esima giornata ci abbia 69 punti. Pubblicità. Eccoci insieme con il biancherosso di Bisport, con Gianni Antonucci. È il momento del quiz, Gianni. Però voglio dirti un'altra cosa. Oltre al quiz, con i biglietti offerti dalla De Bartolomeo Enterprise per andare ad assistere domani alla gara tra Bari e Benevento, ricordate di partecipare al Fanta Bari, azzeccate la formazione, il primo marcatore, una serie di altre cose che trovate sul nostro, sulla nostra pagina Facebook, perché a fine mese chi avrà avuto il punteggio maggiore si sarà meritato una ospitata da competente di calcio, competente del Bari, nel TV Sport. Quindi tra i nostri tifosi che azzeccheranno la formazione, l'autore del gol, bella, le cose che piacciono a uno me, uno verrà qui ospite in trasmissione. Sì, sì. Vabbè, ok? Vabbè. Allora partecipate, mi raccomando, perché state partecipando in tanti. Intanto, volevo... È il momento del giochino, Gianni. Tocca a te lanciare il quiz. Allora, io volevo, prima del quiz, ti volevo dire una sola cosa. Incontro molte persone che seguono questa trasmissione e mi dicono e mi chiedono sempre: come fa lei sempre a sostenere che il calcio è la miniera dell'imprevedibilità? Io ti voglio fare un esempio più recente. Qualche settimana fa tu per primo annunciavi che c'era la possibilità di fare una cessione di Maniero al Vicenza e prendere Rajčević. Come si chiama questo? Rajčević. Rajčević, bravo giocatore. Però tu dicesti una cosa sacrosanta, che nessuno magari ricorda o sottolineato. Dicesti: va bene Rajčević, si chiama Rajčević, sì, sì, che a me piace santo, i nomi stranieri per me sono difficili. Però, disse, deve essere aggiunto a Maniero. Tu immagini se noi avessimo dato Maniero al Foggia. E no, perché si stava creando su Maniero la stessa negatività che si stava creando. No, per dirti quanto è strano il calcio. Non è che voglio dire che uno lo voleva dare o lo voleva barattare, ma per dirti, ma questo fatto... Però ti dico un'altra cosa pure, a margine di questo. E cioè? Io sono dell'idea che molti calciatori hanno bisogno di sentire il pepe sotto le scarpe. A mio avviso il giocatore si motiva anche mettendolo in discussione. Ma se io lo si dice... sente troppo sicuro del posto. Tu c'hai 50 anni meno di me. Io ti posso dire che ai tempi miei dicevamo: già, ma metto, conto te lo devo vecchio, ci mettiamo di avevo vecchio in coda e vedi come scappa. Non so se rende l'idea. Infatti.
Elegantemente dicevano il pepe sulla coda, udiamo anche nel sedere. È servito anche questo a Maniero, è servito anche questo momento in cui è stato messo in discussione, mi avviso, per fargli tirare fuori il meglio di sé. No, ma è la verità, tu dicesti una cosa sacrosanta, va bene Rajcevic, come si Rajcevic, va bene, però deve stare Maniero, certo. Magari fosse stato così, chissà, può darsi. Vabbè, il quiz Gianni. Il quiz, ecco, vedi, il Bari ha nella sua lunga storia, le sue lunghe disavventure, le chiamerei Odissea, è una saga quella del Bari, una saga. È stato promosso 4 volte, dalla C alla B, 4 volte. Io vorrei sapere, o meglio, noi vorremmo sapere per i biglietti della partita prossima in casa, che cosa, chi sono stati gli allenatori che hanno portato le 4 squadre alla promozione dalla B, dalla C alla B. B. C'è già un amico, c'è già un amico lì, 4, vai, pronto? Pronto? Eccoci, ciao. Ciao Enzo, Mimmo Bianco Latte. Ciao Mimmo, devi dare i 4 nomi. Vi dico, sento, sono appena intervenuto in diretta. Sì. No, mi ripeti la domanda del quiz. Perché questo è lo spazio del quiz, diciamo, quindi chi sono i 4 allenatori che hanno portato il Bari dalla C alla B? È successo 4 volte. Tu sei troppo... Bolchi? Come? Bolchi? Bolchi sì, c'è Bolchi. Sì. Fuori uno. Te ne mancano 3. Materazzi? No, Materazzi no. Mimmo, un abbraccio, grazie. Grazie. 080-501-9998, già immagino qualcuno che sta sfogliando i tuoi libri di storia, Gianni, del calcio del Bari, per cercare la soluzione. Qualcuno sta sfogliando posso, i libri posso, tuoi. Posso no, dire... No, basta, non dire nient'altro. Dai, giochiamo. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Pronto? Bolchi. Vai. Lusi. Sì. Calma, eh. Però ti devo dare un tempo, 30 Sante secondi Cecca ancora per rispondere. Sante Cecca. No, mi dispiace, no. Grazie, un abbraccio. 085, ha detto Sante Cecca, no, Sante Cecca no. Non era, non ha contribuito alla promozione del Bari dalla C alla B. 080-501-9998, sono in palio 2 biglietti offerti dal De Bartolomeo Enterprise, l'agenzia dei calciatori, immobiliare dei calciatori e degli sportivi, così dice lo spot. Pronto? Sì, pronto. Eccoci, chi sei? Allora, Bolchi. Con chi parliamo innanzitutto? Michele. Da? Michele. Da? Bari, quartiere? Libertà, vai. Brigata Bari. Vai. Allora, Toniato. Sì. Bolchi. Sì. Bolchi. Capocasale. Sì. E Fusco? No, ne è sbagliato uno. Ha detto Fusco, il quarto non è Fusco. Ha sbagliato. È un compagno di Fusco. È un compagno, ma non è lui. Mi dispiace, ero convinto che ce l'avresti fatta. Avvertivo che stavi per dare. Sì. Hai detto 3 su 4. E mo agevola. Ne manca uno. Il prossimo dovrebbe indovinare. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Con chi parliamo? Pronto? Buongiorno, sono Leonardo da Trigiano 50. Vai Leonardo, vai. Vorrei aggiungere quei 3 di prima che hanno già detto. Sì. Losi, risposta esatta. Leonardo da Trigiano ha vinto, quindi Capocasale, ripetiamo. Bolchi. Toniato. Losi e Toniato, giusto? Nell'ordine era Capocasale, Toniato, Losi e Bolchi. Allora Leonardo, lascia le tue coordinate in regia, poi con Cristian Siciliani troverai l'accordo per andare a ritirare questi biglietti, immagino direttamente dall'agenzia De Bartolomeo Enterprise che è in pieno centro. Grazie a Leonardo di Trigiano, già vinto un fedelissimo del TB Sport. Allora, noi non sappiamo ancora la formazione, peraltro nella replica del TB Sport che viene onda il venerdì sera e il sabato mattina trovate anche la conferenza stampa di Stellone, quindi mi raccomando, un motivo in più per seguirci anche in replica. Gianni Antonucci sta mostrando un cognome già... esotico l'arbitro. Sì. Vede Riccardo Rossi. Guagnone, stiamo accettati che con questo non abbiamo mai vinto. Mm-hmm. Bisogna tentare senz'altro la vittoria.
Ross di Pordenone, 30 anni, quanti anni c'ha? Sì, 30 anni, è dello Scorpione, mm-hmm. dello Scorpione. Quindi abbiamo fatto 3 pareggi e una sconfitta. Sì. Ci vuole la vittoria, è normale. Allora, c'è ancora una telefonata, ma ormai il giochino è finito, però la prendiamo questa telefonata per non, diciamo, dispiacere il nostro amico da casa. Pronto? No, Enzo, io non volevo, sì. volevo il biglietto, sono abbonato. Sì. Però mi ha preso la chiamata, quindi l'unica cosa, un augurio a tutti i tifosi del Bari ad andare allo stadio, che io non voglio vedere gli altri tifosi essere padroni in casa nostra. Solo questo, un abbraccio a tutti. Peraltro domani dovrebbero esserci, credo, parecchi tifosi da Benevento, verranno parecchi tifosi del Benevento. Ultima cosa Gianni, ultima cosa. Mi ha chiamato l'ex bambino, il raccattapalle, che si intrufolò in campo in una partita. Sì. Mi ha detto, quello con Napoli è un episodio, ma io, ha detto il bambino si chiama Sergio, intervenni, entra in campo in un'altra partita e ti prego di fare una ricerca su questo in modo tale... La partita è Bari-Como. Di che anno? È successo parecchi anni fa, ma è il Bari-Como, una partita nella quale la catapalle si intrufolò sul terreno, anzi quello che prese, non mi ricordo cosa accade esattamente, però entrò in campo in Bari-Como, cioè fu protagonista. Perché c'è stato un Bari-Como che fu sospesa per la neve. Mm-mm. Nel 1961, sì. Però fu recuperata il giorno di Capodanno. Io non so quel giorno che... Io questo proprio non me lo ricordo. Ti invito alla ricerca, la prossima settimana gli diamo risposte, va bene? Ok? Sicuro. Grazie professor Antonucci, grazie anche a voi. Ricordo il bianco e rosso ultimo minuto, domani appena finisce Bari-Benevento. Grazie a tutti voi, buon proseguimento di giornata.